Grazie Presidente. Mi permetta di iniziare il mio discorso con un ringraziamento particolare, ossia al Ministro Erika Stefani, che oggi ha presentato la Disability Card, un provvedimento per migliorare la vita di tantissime persone con disabilità che sono escluse dalla società, un provvedimento appunto di inclusione. Per noi la difesa delle persone fragili è una priorità, per la Lega è una priorità, per questo voglio poi riallacciarmi al mio intervento. In questi giorni le commissioni hanno lavorato moltissime ore, ma purtroppo, troppo spesso, dai banchi del governo ai partiti è stato risposto: noi diamo una visione laica. Per i partiti non esiste una visione laica, esiste una visione sentimentale della politica, perché noi vogliamo tutelare i cittadini al di là di quello che sono i regolamenti amministrativi vincolanti di chi opera solo sotto l'aspetto tecnocratico e burocratico. La politica deve dare delle risposte, ecco perché noi abbiamo presentato degli emendamenti condivisi con non solo con i cittadini elettori, condivisi con la società civile. E voglio parlare di un emendamento a me carissimo che è stato trasformato in ordine del giorno che verrà ripresentato alla DL bilancio, importantissimo: la tutela dei lavoratori di Alitalia e di Air Italy. Troppo spesso la tecnocrazia dimentica che i cittadini soffrono se non hanno delle sicurezze e delle certezze. Per questo noi vogliamo sconfiggere la tecnocrazia e riportare il sentimento nella politica e nel governo. E questa è la lotta dei parlamentari della Lega. Quindi ringrazio il senatore Augustori Ripamonti che questi giorni, insieme a tutti gli altri colleghi, si sono battuti per difendere i lavoratori fragili. E lo stesso Ripamonti che con un emendamento la tutelare i cittadini di Savona, purtroppo emendamenti disillusi, perché spesso e troppo la burocrazia è più attenta ai calcoli che alle esigenze dei cittadini, e questo noi lo critichiamo, e come Lega difenderemo sempre i nostri cittadini e il nostro territorio, perché la Lega è il territorio, è il cittadino, anche per quelle che sembrano problematiche e banali per un governo che a mio avviso è troppo tecnico e dovrebbe essere un pochino più sentimentale. Lo ripeto perché ieri i parlamentari della Lega hanno dimostrato non solo sensibilità politica, ma un sentimento di appartenenza a me raro, e per questo li ringrazio. E per tornare ad Alitalia, spero che nella discussione di bilancio si tenga conto che è un asset importantissimo, quello che oggi viene chiamata ITA o ex Alitalia, che deve essere tutelata proprio in un momento in cui vengono ridisegnati gli equilibri geopolitici mondiali. Esigenza importantissima quella della crescita di questo vettore, che io, come è nato, non condivido, perché l'Unione Europea è stata madrigna con l'Italia, un paese, una nazione, perché non mi piace utilizzare il nome paese per la mia patria, per la mia nazione. Una nazione fondatrice dell'Unione Europea, far partire questa compagnia aerea solo con 52 aeromobili è stato un oltraggio alla nostra nazione. Io vorrei ricordare a tutti, soprattutto ora che andremo in discussione del decreto bilancio e successivamente le PNRR, che noi siamo una penisola, quindi dobbiamo rafforzare il trasporto aereo e il trasporto portuale, perché questa è un'esigenza di libertà di movimento di tutti i cittadini. Per questo mi raccomando, signori del governo, sul piano industriale ricordiamoci che dobbiamo tutelare ITA a questo punto. L'abbiamo voluta e la dobbiamo tutelare affinché non venga fagocitata da altri provider o compagniere straniere, anche per tutelare, e qui mi rimetto a quello che è l'importanza del territorio, il turismo italiano. Noi abbiamo perso tantissimi turisti che vanno in Spagna e vanno in Francia, dove i governi difendono i loro asset principali. Per noi il piano industriale deve essere fondamentale. Poi ringrazio il collega Doria, gli amici di Forza Italia che hanno presentato l'emendamento per tutelare i dipendenti di Air Italy, che sono rimasti scoperti, che non hanno garanzia del futuro, e tutti uniti andremo a ripresentare l'emendamento a tutela di questi lavoratori in bilancio. Ora è stato approvato un ordine del giorno che è indicativo per quello che deve essere l'asset governativo. Inoltre vorrei ricordare un emendamento, e qui ringrazio la senatrice
anzi la parlamentare onorevole deputata Murelli, per la tutela dei dipendenti, anzi dei commercianti esodati, che per un cavillo burocratico, anzi per una struttura burocratica, non hanno le coperture, hanno chiuso le loro attività e non hanno la copertura INPS, non hanno la cosiddetta pensioncina, perché parliamo veramente di pochissimi euro mensili che però cambiano la vita di questi commercianti, e parlo di quei piccoli commercianti, spesso e volentieri attività a conduzione familiare, che sono state messe in crisi dalle grandi multinazionali che hanno aperto centri commerciali e li hanno schiacciati sul loro territorio. Quindi questa è la tutela. In più vorrei fare un passaggio, e qui mi permetterà anche il mio partito di fare una mia considerazione, che forse è un po' più personale che di partito, sul reddito di cittadinanza. Vorrei permettermi, con la massima umiltà, di dare un piccolo contributo alla discussione. Perché non ragioniamo su un accordo governo regioni comuni per trasformare il reddito di cittadinanza in borse lavoro per le persone con necessità di lavorare, i famosi lavori socialmente utili? Così rimettiamo al centro la persona, gli diamo dignità e non è semplicemente assistito, come spesso e volentieri capita con il reddito di cittadinanza. Mettiamo al centro la persona, facciamola lavorare, le persone hanno bisogno di dignità. Abbiamo fatto il famoso decreto dignità, ma diamogliela la dignità, ragioniamoci. La mia non è una provocazione, in qualità di Presidente della Commissione Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, quando fui consigliere comunale nel mio bellissimo comune, la proposi e funzionò, perché poi le persone che partirono con contratti a tempo determinato all'interno delle cooperative spesso e volentieri sono stati assunti a tempo indeterminato e oggi svolgono una vita socialmente attiva e inclusiva. Grazie. Grazie, senatore.